Ciao a tutti, da Alessandro Bertola, qui davanti a voi potete vedere l'Asus Zenfone 5, il prodotto di fascia media di Asus nella famiglia Zenfone. Troviamo infatti anche lo Zenfone 4, prodotto più piccolo e dedicato maggiormente ai giovani, e più in là lo Zenfone 6 che cercherò di farvi vedere tra poco. Partiamo subito con l'analisi di questo nuovo dispositivo con linee di design fortemente diverse rispetto al passato. Troviamo infatti una in tutti i Zenfone delle cover intercambiabili, che potete vedere qua, che tra l'altro sono molto belle al tatto. Un piccolo struttura in policarbonato con un piccolo rivestimento in ceramica, molto curato il design pur essendo un device con prezzi abbastanza competitivi. Nella parte frontale sono protetti dal Gorilla Glass 3 di terza generazione, parte bassa invece che richiama i Zenbook con questa piccola parte metallica molto elegante. Occupa un po' di spazio invece i tasti di sistema soft touch, che non vengono sostituiti da quelli invece dinamici a schermo, forse una scelta che poteva essere evitata. Partiamo invece dalle caratteristiche tecniche. Analizziamo unicamente questo Zenfone 5, più o meno abbiamo caratteristiche tutte simili. Tutti questi nuovi smartphone della famiglia Zenfone sono caratterizzati da strutture Intel. Asus infatti punterà fortemente all'hardware Intel, che dovrebbe garantire prestazioni migliori, una partnership più duratura e soprattutto anche dei consumi migliori, pur non essendo device principalmente quad core, ma non abbiamo architetture ARM, abbiamo architetture x86, quindi del tutto diverse. Abbiamo in questo caso un Intel Atom Z2580 da 2 GHz nel caso per esempio dello Zenfone da Zenfone 4 abbiamo un Intel Atom da 1.2 GHz. Troviamo molto interessante il display 5 pollici TFT, molto luminoso, molto bello, un po' soggetto all'inclinazione e all'angolo di visuale, ma comunque è ottimo. Fotocamera da 8 megapixel con un nuovo tipo di tecnologia di una sorta di ultra pixel denominata Pixel Master Camera, che dovrebbe garantire in condizioni di luce veramente poco presente di catturare una buona quantità di luce a discapito un po' del dettaglio. Troviamo inoltre una memoria da 8 e da 16 GB e la memoria espandibile con micro SD, una feature che apprezziamo sempre tantissimo. Purtroppo prima ho dimenticato di dirvi le dimensioni. Per esempio nel Zenfone 5 abbiamo un 148x72x10 mm di spessore, il tutto in 145 grammi, molto bilanciato, molto confortevole. Passiamo ora invece a livello di software. A livello software Asus nella sua gamma mobile ha fatto parecchi passi in avanti. Infatti ora troviamo una nuova interfaccia, un'interfaccia che sposa più feature intelligenti. Per esempio adesso troviamo nella schermata di blocco, adesso vi mostro, troviamo delle applicazioni
scusate ma non funziona benissimo il tasto, eccolo qua, troviamo già subito delle scorciatoie rapide a diverse applicazioni, possiamo cambiarle, possiamo cambiare anche le icone, troviamo il meteo e troviamo alcune informazioni, come per esempio tra un'ora dobbiamo incontrarci con un cliente, a seconda del calendario lui si sincronizza, abbiamo la sveglia, abbiamo altri appuntamenti, eccetera eccetera, lui ce lo proporrà in questa schermata. Tutti i prodotti sono caratterizzati poi dalla presenza del slot dual sim, ma purtroppo in Italia non è garantito che arriverà questa feature. Vi mostro brevemente lo Zenfone 6, invece leggermente più grande, leggermente, anzi molto più grande, 6 pollici, processore da 2 GHz, un po' più pesante, infatti siamo sui 190 grammi, si sentono, però è un device comunque molto bello. Le caratteristiche software del firmware rimangono le medesime, troviamo sempre il solito quantitativo di memoria interna, la fotocamera però passa a 13 megapixel. Passa 13 megapixel anche qua con flash LED, l'unico senza flash è lo Zenfone 4, prodotto molto più limitato a livello hardware. Dimensioni di questo Zenfone 6, 166x84x9.9 mm di spessore, quindi leggermente meno spesso. Troviamo inoltre il... vi volevo mostrare una cosa, un dialer leggermente diverso, molto, molto simile però a quanto già visto in Android anche stock. La tendina cambia leggermente, come potete vedere abbiamo sia le notifiche, poi abbiamo anche la possibilità di mettere un quick setting sulla tendina. E questo è il nostro quick setting che possiamo impostare liberamente come vogliamo, attiviamo o disattiviamo il wifi. Anche Asus adotta lo stile delle icone circolari.